L'evento Parlami di Dante attraverso la Divina Commedia, organizzato dalla Galleria Spazio Arte Petrecca in collaborazione con l'associazione Smart, l'Arte SM e Officine Cromatiche Fotoamatori Isernia, si è concluso con le premiazioni dei 3 finalisti del concorso. 20 gli artisti che si erano qualificati alla fase finale del contest, patrocinato dal Comune di Isernia e dalla Regione Molise. Erano veramente tante e questo ci ha reso il lavoro particolarmente impegnativo. Al di là di questo abbiamo cercato di puntare per lo più per quanto riguarda innanzitutto la tematica e poi anche proprio il modo di rappresentare quel quid che l'artista nella sua peculiarità ha cercato di trasmettere nel proprio lavoro. Nelle settimane trascorse, con le opere esposte nella galleria dedicate al sommo poeta, si sono avvicendati numerosi visitatori alla scoperta anche del centro storico isernino. Le opere sono state scelte e premiate dai membri di un'autorevole e qualificata giuria, che ha infine decretato i primi 3 classificati. Al primo posto, Tina Sgro, che si è aggiudicata un'esposizione personale nello spazio Arte Petrecca e una recensione critica. Abbiamo la vincitrice che è Tina Sgro di Reggio Calabria, un'artista veramente fenomenale. Lei ha realizzato verso la risalita acrilico su tela e tutto un blu praticamente oltremare che ci fa capire il vero senso di questa mostra, ovvero la rinascita. Al secondo posto nel contest dedicato a Dante Alighieri, Elisa Rossoni, mentre in terza posizione c'è Manuel Malatesta di Macchia di Isernia, unico molisano in finale per questo concorso. Questo quadro, che si chiama Cerbero, ed è un monotipo. Sono particolarmente contento di questo risultato perché ci tengo molto a questa tecnica, perché è, diciamo, inusuale. Consiste insomma nel rimuovere il fondo di pittura che ho messo su una lastra, in modo da creare poi tutto il disegno del cane a 3 teste. Al termine delle premiazioni è stato presentato infine il catalogo della mostra.